opportunity? Lo stesso, ma non ci sono. No. Andrea, dicevi le tue figlie, insomma, a Pisa ci insegnava Cesare Luporini e Piero Badaloni in altri tempi, quindi filosofia un po', no? E poi tanti altri, insomma, quindi è scoraggiante. No? Scienze politiche e cultura. No, Claudia non è stata molto più ottimista di me. No, dico sì, le contraddizioni sono infinite. Io penso che i movimenti di massa che abbiamo di fronte sono lontani anni luce da una nostra minima cultura politica, perché io penso che siamo, diciamolo chiaramente, c'è uno spazio pubblico culturale politico di sinistra serio che esiste e permane. Organizzazioni politiche, siamo in totale assenza di una sinistra, di populisti, totale assenza, non ci prendiamo in giro, quindi. Sì, ci sono ancora compagni, c'è la fondazione, c'è questo purtroppo, questo no, simbolo. No, quella è la bandiera storica. No, no, con un simbolo analogo, c'è di tutto e di più, però sono, diciamo, la memorialistica, come l'associazione garibaldina. C'è ancora l'associazione garibaldina. Quindi questo è un dato di fatto durissimo e la riflessione... Diceva Luca, è morto Bauman. Bauman è un grande intellettuale, ovviamente non lo scopriamo noi, ma nel senso, con Andrea, prima che cominciassimo stasera, ci diceva c'è tanti ex compagni, diciamo, che hanno fatto più salti della quaglia e ci sono persone di formazione magari moderata che onesta intellettualmente sanno cogliere degli aspetti, delle contraddizioni dialettiche di questa società, non moltissimi. Certo, se penso diciamo anche fino agli anni Ottanta, mi veniva in mente, ascoltando Claudia, l'intervento anche di Andrea e di Luca, cioè il linguaggio è un aspetto fondamentale oggigiorno, no? Cioè, no, a noi, diciamo, a chi grosso modo ha una cultura come la nostra, cultura politica, ci dovremmo cimentare con uno sforzo titanico anche nel poter raccontare in altri uditori le stesse cose che ci diciamo con un linguaggio veramente nuovo, che non scalfisca minimamente i concetti, i contenuti, però saper dialogare con ragazzi di 20 anni oppure con gente che magari anche più grande scopre ora questa passione politica dietro anche slogan, la partecipazione, dietro la l'indignazione, che voglio dire, se un gruppo tendenzialmente mediocre o comunque modesto come i 5 Stelle ha quei consensi, vuol dire che quell'altro fanno tanto più schifo. Questo voglio dire, questo no, io. Materialmente fanno tanto più schifo, no? È difficile interloquirci con 5 Stelle, 6 Stelle, sì, è difficile. Però io penso che il partito dominante e di destra liberista è il PD. Cioè, magari fa anche male perché ognuno di noi ha qualche amico però, ancora. Però il PD, scusa, la riflessione che volevo fare prima è questo. Dentro il PD ci sono gli stessi soggetti che governano il Movimento 5 Stelle. Nomi e cognomi, gli stessi. Tanto è vero che Soros è uno degli uomini che col PD e con le camicie, scusate il termine, e ha messo le mani dentro le COP addirittura, è uno dei più grossi azionisti delle COP. E guarda caso, Soros è quello che ha costruito il Movimento 5 Stelle. No, Soros insieme al suo amico Sassoon e all'altro Rothschild, che sta sempre lontano, infatti, però capito, fanno parte della stessa banda. Infatti, e l'abbiamo documentato nei giri, capito, della società di il 5 Stelle è il movimento rivoluzionario, tra virgolette, di sistema, assolutamente interno al sistema, però c'è milioni di persone che magari ora gli hanno dato il voto in buona fede, con cui magari noi se cercare di interloquire, e dico la questione del linguaggio. Deve passare al gruppo deliberale del Parlamento europeo, che è un gruppo atlantista, insomma denota una spregiudicatezza pazzesca. Diciamo solo certi tipi di movimenti hanno. Io non ho, come dire, penso magari non ce l'ho fare sul Egitto, ma però diciamo alcune cose di il PD, quindi sono d'accordo con te.
purtroppo la situazione è molto è peggio, cioè sì. Il PD è quello che è. No, a me il Movimento 5 Stelle non convince, perché no, anzi lo vedo veramente. Ma no. Il punto vero, lo ripeto, è che in questo fantasma, cioè quello che era il titolo del 2014, con tutti i tentativi che abbiamo fatto e così via, abbiamo non noi, ma insomma complessivamente, l'insostenibile assenza di una sinistra di classe, cioè, e questo è il vero problema. Io vorrei ragionare di questo, riniziare a ragionare di questo, perché io penso che questo sia il vero problema. Scusami. No, 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 sono d'accordo. Dico, il panorama è questo qua, quello istituzionale, quello di rappresentanza. Poi, d'accordissimo, finalmente anche Gianni Ferrara, una persona intellettualmente onesta, ha detto niente sbarramento, proporzionale puro, la rappresentanza delle forze democratiche è proporzionale puro. Però volevo concludere, la questione del linguaggio è, senza smarrire concetti, contenuti, è di fondamentale importanza, perché penso che noi, è un vecchio pallino che ho da tempo, si ritirava il PD, però la questione democrazia, la parola democrazia, ritornando proprio all'etimo potere del popolo, io penso è nostra, cioè sia proprio da utilizzare da parte nostra per smascherare la finta democrazia, tutte le parole svuotate e rovesciate al loro significato, riforme, ma riforme vorrà dire riforme per l'attuazione della Costituzione, per l'avanzamento sociale, perché quello che avviene adesso è l'opposto, è tutto l'opposto, è il paese dei Gianni Rodari, no, al contrario. Quindi ce ne sono tanti concetti apparentemente tra virgolette borghesi o comunque visti non propriamente nel movimento operaio social comunista, di cui ci possiamo riappropriare mettendoci dentro i nostri contenuti, certo, e rovesciarli a nostra volta. Certo. Questa è una cosa importantissima. L'altra cosa, l'internazionalismo del lavoro, sono d'accordo, però anche qui secondo me bisogna sporcarsi le mani con qualche cosa che non è pacificamente parte del movimento operaio, il concetto di Stato, certo, e di nazione, certo, perché gli cioè internazionalista presuppone la nazione, non la rimuove, certo. La globalizzazione, il capitale transnazionale, taglia a fette gli Stati, ma noi gli avanzamenti sociali li abbiamo ottenuti negli Stati che erano alleati con altri Stati, certo, per l'avanzamento, certo, del movimento dei lavoratori e dei cittadini. Lo internazionalismo è internazionalismo, c'è il nazionale, non è solo della destra, il nazionale, il nazionale popolare è anche nostro, e infatti nel trentennio d'oro i figli dell'operaio hanno potuto studiare, emanciparsi, perché nello Stato, i nostri maggiori ce l'hanno insegnato, si è realizzato le riforme, gli avanzamenti sociali, il conflitto sociale. Quindi noi non dobbiamo aver paura di questo, e c'è un bellissimo articolo scorretto, non di quelli politici corretti, di Sergio Cesaratto, un altro economista diciamo di sinistra, o comunque un economista sraffiano, serio, che continua a studiare, che ha scritto un saggio l'anno scorso tra Marx e Liszt, questo economista intellettuale tedesco, e il concetto di Stato-Nazione. Diceva, insomma, tra comunisti, tra gente di sinistra, rivalutiamo il concetto di Stato-Nazione utilitaristicamente, perché il nostro avanzamento sociale l'abbiamo ottenuto lì. Che è certo che siamo internazionalisti, ma non vedo gli operai tedeschi che si battono dell'avanzamento dei diritti sociali del lavoro degli operai italiani. Insomma, bene o male, la storia ci insegna che all'interno degli Stati-Nazione anche il movimento dei lavoratori, quando si è dovuto schierare, difende i suoi diritti in quel contesto, senza rimuovere l'anelito e l'aspirazione internazionalista. Un vecchio libro che mi viene da due, uno nell'ambito nostro, che è una raccolta di saggi del 74, dove Luporini, Dialettica e Materialismo, editori riuniti, dove lui in uno degli ultimi saggi si confrontava con Karl Polanyi, che era un altro intellettuale avanzato nell'epoca, molto innovativo. Ecco, visto che a Pisa, pur essendo un fiorentino, ha insegnato, Luporini è stato il maestro di una generazione di filosofi politici, marxisti, tra cui Badaloni ed altri, io riconsiglio in qualche reminder di andarlo, soprattutto i giovani,
andare a leggere, magari il professore dice, ma ha insegnato nell'immediato dopoguerra la normale chiesa, Burini, il suo allievo era Piero Badaloni, insomma c'era un certo, e un'altra, un altro libro di un pensatore non comunista, ma sicuramente progressista, sono le lezioni di Noam Chomsky a Cambridge del 72, ricordo di Bertrand Russell, si chiama Linguaggio di Libertà, che è un'altra lettura interessante e dà sempre qualche spunto. Bene.